Eccoci in studio, tra pochissimo ascolteremo le altre telefonate in attesa. Intanto chiedo alla regia di mandare in onda le grafiche per avere un quadro completo di questa giornata di Serie B. Al di là del pareggio dell'Avellino 1-1 a Livorno, c'è stata la vittoria 1-0 del Bari sulla Virtus Lanciano, la vittoria del Cagliari 3-1 sul Cesena, vittoria in trasferta 3-1 del Brescia, prossimo avversario dei Lupi, sul campo del Como, vittoria in trasferta anche del Latina 2-0 sul Modena, pareggio 0-0 tra Perugia e Virtus Entella, vittoria in trasferta del Novara sulla Pro Vercelli e del Trapani, come detto, con gol di Citro sul campo della Salernitana, vittoria anche dello Spezia 1-0 sulla Ternana, pareggio a reti inviolate tra Vicenza e Crotone. La giornata di Serie B si concluderà con il posticipo tra Ascoli e Pescara. C'è un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto, sono Michele, vuoi aggiungere qualche altra cosa riguardo agli episodi della partita? Vai, prego. Riguardo al tentativo di dare la mano all'arbitro, ma è un episodio comunque secondo me influente, perché alla fine è vero che non ce l'ha data la mano, però non è questo tanto che ci fa male. Piuttosto non condivido la mano di Testerra a fine gara all'eterno arbitrale, perché ogni volta ci danno sempre contro. E poi anche l'escursione è venuta per l'arbitro, ma senza guardialine, se non c'è il guardialine forse non c'è nemmeno quello fuori, c'è l'indicazione del guardialine, c'è stata l'escursione. E questo mentre l'arbitro oggi ci ha dato proprio contro, quindi è proprio il caso da parte di tanti di dare la mano, non è tanto quello che ci fa male, quanto piuttosto l'arbitraggio oggi, che se non era più il guardialine ci dà nemmeno il cartellino rosso. Certo, è un episodio che abbiamo detto influente ovviamente ai fini della gara, il fatto di dare, di stringere o meno la mano non influenza assolutamente il risultato. Io l'ho voluto sottolineare perché è un atteggiamento che secondo me è completamente sbagliato da parte di un direttore di gara nei confronti non solo del capitano dell'Avellino, ma di un calciatore che è in campo. Come ha detto, si professano tante parole, tante buone cose all'inizio del campionato, le solite frasi e parole di circostanza, collaborazione, lealtà, fair play, questo e quest'altro, tutte cose che restano però virtuali, che restano sulla carta, quando poi effettivamente, addirittura quest'anno abbiamo sentito del cartellino verde che al momento ancora non è partito, quando poi si presentano in campo questi episodi e... Ti ripeto, ancora una volta, da sottolineare in maniera positiva, chi sbaglia in questa circostanza è il direttore di gara, che al di là dell'aspetto tecnico dove ha influito sul match, ovvero il calcio di rigore e l'espulsione di Biraschi, poi c'è anche questo atteggiamento che a me personalmente non piace proprio. Perfetto, ringraziamo il nostro Michele, continuiamo a vedere, questo è quello, chiedo a Manuele di andare giusto un po' indietro per andare ad analizzare se effettivamente alla luce di queste immagini, che sono le uniche in nostro possesso, se ci fosse o meno il fuorigioco fischiato nel primo tempo a Ciccio Tavano, che era stato lanciato, si stava involando verso l'area di rigore. Se riusciamo a fermare, Emanuele, scusami, se riusciamo a fermare proprio nel momento del quando parte il passaggio per Tavano, per capire un po' più avanti. Ecco qui, in questo stop. Ecco qui. Per me non è fuori gioco. Per me non è fuori gioco. Se vediamo la disposizione del cerchio del centrocampo, vediamo, si vede ovviamente noi qui, lo vediamo forse un po' rimpicciolito. Secondo me non c'è fuori gioco. Leonardo, tu come la vedi? È al limite, secondo me è un po' al di là, come ha detto anche il commentatore di Sky, leggermente al di là, è questione davvero, davvero di centimetri. Io però, scusa Leo, scusami un attimo, se noi immaginiamo che l'inquadratura è quella della telecamera centrale, posizionata ovviamente in tribuna e vedendo soprattutto le linee del centrocampo, il difensore, l'ultimo difensore del Livorno esce quasi dall'inquadratura della telecamera. Tavano è lì, Tavano è tutto lì, lo vediamo a figura piena. C'è stata una discussione lo scorso anno per le prospettive delle linee del campo, secondo me la gamba destra di Tavano è leggermente avanti rispetto al difensore, però abbiamo un'altra telefonata, pronto?
Buonasera. Ciao. Mi chiamo Torino. Ciao Torino. Vi volevo giusto far vedere quella... state facendo vedere il fatto del fuorigioco. Sì. Quello sicuramente è al 100% in linea. Ma vedete il guardalino dove sta? Il guardalino non sta in linea con il calciatore. Bravissimo. E se andate avanti c'è l'altro a sinistra che adesso in questo momento non si vede. Sicuramente per me al 100% sta in linea. Questo non è fuorigioco per me, ma penso io. Poi io vi voglio dire complimenti, però non ci sottolineiamo tanto a vedere a mano, a danno, non a danno, tutte queste cose qua. Andate avanti con la vostra trasmissione che è bellissima e complimenti. Grazie. E ripeto, andiamo avanti, ci salveremo, non vi preoccupate, è un momento né no e né sì e ni. Va bene? Grazie Tonino. Buonasera a tutti. Grazie mille. Continuando a parlare di episodi arbitrali dubbi, chiedo a Emanuele di andare, detto che questo qua è dubbio, il fuorigioco, al 90% diciamo che non è fuorigioco, al 10% è fuorigioco, stiamo cercando di rimpicciolire per tracciare una linea. Ma anche, vedi Leonardo, anche se ci fosse fuorigioco, diciamo è una posizione appunto dubbia. Anche perché il segnaline è posizionato male. È come ci sottolineava appunto giustamente, noi non avevamo fatto caso a questo particolare, a parte che l'assistente ovviamente... è posizionato malissimo, ma io adesso che ha rimpicciolito ulteriormente Emanuele dalla regia vedo un altro particolare, le ombre. Devi vedere Leonardo, le ombre dei calciatori. Io vedo l'ombra di Tavano inquadrata, l'ombra del difensore del Livorno non la vedo. Quindi secondo me Tavano è in linea, anche se, ti ripeto, se c'è fuorigioco, c'è di pochi centimetri e sappiamo tutti come è andato anche a Cagliari, dove invece lì c'era fuorigioco, poteva essere una situazione alquanto dubbia, invece guarda caso il gol a Cagliari è sempre la stessa storia. Purtroppo. È stato dato e a noi, ecco qui. Emanuele, per cercare di chiudere anche di andare avanti sulla questione di dubbi arbitrali, all'inizio proprio del secondo tempo, pochi secondi dal fischio d'inizio della ripresa, c'è un intervento dubbio in area del Livorno con un atterramento di Marcello Trotta. Purtroppo replay in questo caso non ce ne sono stati, quindi dobbiamo far fede alle uniche immagini che abbiamo, andiamole a vedere per capire se ci poteva essere addirittura anche un calcio di rigore in favore dell'Avellino o no. Dammi un ok se abbiamo le immagini, ripeto, ecco qui, questo è da pochissimo è iniziata la ripresa del secondo tempo, palla in mezzo, seguiamo Trotta lì al centro dell'area che viene servito da Tavano. Manda un po' indietro di nuovo questa immagine, andiamola a rivedere. Anche qui ci sono molti, molti dubbi perché Trotta non riesce a prendere il pallone. E Trotta è in vantaggio sul nettamente. E qui ti devo dire una cosa: è svenuto Trotta. Mi sembra molto simile al rigore che è stato concesso al Vicenza. Azione molto, molto simile con il difensore che crolla addosso all'attaccante. In quel caso, per tornare al discorso di prima dei fuorigiochi fischiati e non per l'Avellino, anche in questo caso per quanto riguarda il calcio di rigore, mettendo a confronto le due cose, anche qui il calcio di rigore non c'è stato. E per quanto riguarda, ecco qui Emanuele c'è anche ingrandito, riusciamo a vedere meglio? Vediamo? Per me c'è la spinta, col braccio, sinistro Emanuele, mandiamolo leggermente così, dietro. Ingrandito, si vede anche che non... Dobbiamo come sempre fare i complimenti alla regia di Emanuele Angheroni che ci offre queste immagini particolari. Così allargato... Questi dettagli, ecco, ferma qui. È totalmente diverso. Per me è rigore. Vai un po' dietro. Più lo rivedo, più mi convinco che sia rigore. Perché vediamo il braccio, ecco qui. È netta la spinta. Trotta qui stava quasi per soppare il pallone. Allora, Trotta non è svenuto. No. Questo è poco ma sicuro. Ma anche qui non c'è fallo da parte del difensore.
Che cosa fai? Secondo me tu, signor Minelli, dovresti ammonire Trotta per simulazione, invece non fai né l'uno né l'altro, cosa che poi avviene anche successivamente. Perché? Perché c'è stato un altro episodio, questa volta dubbio per il Livorno, anche qui c'è stato spalla contro spalla. Ovviamente il signor Minelli, dopo essersi inventato il primo rigore, non poteva inventarsi anche il secondo, e quindi ha preferito abbiamo sorvolare. Anche questa immagine, tra pochissimo Emanuele metterà in onda anche le proteste del Livorno di Pasquato, per l'esattezza, per un contrasto in aria. Il rigore non c'era e non è stato fischiato, giustamente, anche perché quest'oggi dire giustamente sembra quasi un'eresia per quello che si è visto. Andiamo a vedere anche, Emanuele, questo episodio del Livorno. È successo sempre nel corso della ripresa, con le proteste al diciottesimo della ripresa, le proteste del Livorno. Eccolo qui, spalla contro spalla, Visconti Pasquato. Questo sembra proprio identico a quello accaduto col Vicenza. Ecco qui, questa è una spallata, per me è un contrasto regolare. Diciamo che è molto dubbio anche qui, che se non dai ovviamente il rigore a Trotta non lo dai neanche successivamente, però forse sullo 0-1 prima dell'invenzione probabilmente questo il signor Minelli l'avrebbe comunque assegnato. Restiamo ovviamente col dubbio, stiamo analizzando un po' tutti i dettagli, però lo ripetiamo ancora una volta perché ci sembra è diventato quasi stucchevole commentare l'episodio clou, quello incriminato al sesto minuto della ripresa, perché è talmente evidente. Ma al di là dei replay, cioè noi ce ne siamo accorti subito che non ci fosse calcio di rigore, anche perché Biraschi butta immediatamente il braccio dietro, e per la fisica, le leggi della fisica, tu mi devi spiegare come colpisce la palla con la mano. Ma poi non c'è stato neanche l'artificio del dubbio. Il signor Minelli è andato così, sparato, sicuro sulla decisione presa. Guardate, Biraschi mette il braccio dietro. Ma Leonardo, io non so più che cosa dire. Ci stiamo soffermando naturalmente sugli errori arbitrali, perché è quello che hanno condizionato il match di quest'oggi a Livorno. Volendo soffermarci invece, Domenico, sul primo tempo, perché è lì che davvero c'è stato l'Avellino, perché poi alla luce dell'espulsione di Biraschi anche i piani probabilmente dell'Avellino sono cambiati. Nel primo tempo abbiamo visto un Avellino grintoso, specialmente lì a centrocampo, con i tre mastini che hanno fatto la differenza rispetto all'imbarcata che abbiamo preso contro il Vicenza. Possiamo dire che si sta cercando di arrivare finalmente alla quadratura del cerchio per questa squadra. E a questo ti faccio un'altra domanda: quando torneranno Zito e Gavazzi? Saranno problemi? Quando torneranno lo scopriremo dopo, perché abbiamo in collegamento telefonico il presidente dell'US Avellino, Walter Taccone. Presidente, buonasera. Buonasera ragazzi, buonasera a voi e ai telespettatori che vi stanno ascoltando. Presidente, come sempre grazie per la disponibilità. Stiamo commentando in maniera davvero molto forte, se ci sta seguendo, questo arbitraggio che abbiamo definito sin da subito vergognoso. L'Avellino oggi è stato scippato letteralmente della vittoria che avrebbe meritato senza dubbio a Livorno per questo episodio del calcio di rigore letteralmente inventato dal signor Minelli di Varese, che ha condizionato poi successivamente anche la gara, estraendo il cartellino rosso al difensore Biraschi. Da questo episodio poi ne abbiamo sottolineati anche ulteriori, come quello ovviamente del primo tempo. Non è un episodio tecnico, ma è un episodio che fa capire molto dell'atteggiamento del signor Minelli nei confronti dell'Avellino, ovvero la mancata stretta di mano con il capitano Angelo D'Angelo. Ma
innanzitutto grazie per avermi telefonato, perché in questo momento di difficoltà è bene che noi ci mettiamo faccia, parole, e ovviamente ci mettiamo, la società deve essere vicina ai tifosi, deve essere vicina alla squadra, al mister, ovviamente, insomma. Io credo che questo Nicchi veramente abbia passato il limite, insomma. Cioè, non è la prima volta che questo deficiente, insomma, arbitra la Vesina. Veramente non se ne può più. Cioè, io non so a chi dirlo. Cioè, prendete questo signore e toglietelo dal campo. Perché è uno scandalo vederlo in campo. È uno scandalo vederlo con questa autorità, come se fosse il padrone del campo, come se nessuno gli può dire niente, nessuno gli può fare niente. Cioè, mi sembra un immortale questo, un intoccabile. Cioè, dobbiamo smetterla con questa cosa, perché noi presidenti di calcio ne abbiamo le scatole piene di questa gente, che vanno in campo e rovinano le partite, rovinano i campionati, rovinano l'andamento del campionato in maniera pesante. Adesso basta, cioè, veramente è una cosa che mi dispiace doverlo dire, insomma, io non l'ho detto mai con gli altri, ma ho l'impressione che questi siano proprio degli incapaci, non è che lo fanno in cattiva fede, quindi togliamo la cattiva fede di mezzo, perché sarebbe... significherebbe che il calcio è finito, insomma, sono proprio degli incapaci, e quindi non si offendano se uno glielo dice, perché i fatti sono interconvertibili. Non si può dare un rigore di quel tipo, non era neanche piazzato male, era piazzato dal lato del giocatore, era piazzato dal lato, vedendo benissimo che il ragazzo ha preso la palla col petto, è come se il braccio lo avesse amputato, non lo aveva proprio, era dietro la schiena. Cioè, non poteva prendere la palla col braccio neanche volendo. Io non so come si fa a dare un rigore di questo tipo. Senza contare, ovviamente, che ha fermato Pavano, che stava andando in gol per un fuorigioco, che secondo me, o secondo da quello che ho visto, però adesso mi avrò bisogno di qualche immagine un po' più chiara. Il rigore purtroppo non l'ha dato. Cioè, è una cosa... Sono veramente stanco di commentare questi episodi. Io lo dico adesso, qui non lo dico più, insomma, perché sennò corro il rischio veramente di essere squalificato non so quanti anni, insomma. Ma non posso mandare un arbitro così incapace a dirigere la partita di Livorno, insomma, francamente. Questa è la mia visione. Poi naturalmente la squadra ha giocato l'Avellino, non ha fatto una partita eccezionale l'Avellino, chiariamolo subito, insomma, perché l'Avellino molto spesso è stata costretta a buttare via la palla, non avevano forse la testa giusta, perché quando si gioca a calcio bisogna stare sereni, io lo dico sempre, per questo dico ai miei tifosi, lasciateli giocare i ragazzi, perché i ragazzi quando non sono tranquilli, invece di giocare la palla la buttano avanti e l'avversario riparte, però la forza di carattere, la determinazione, la voglia di strappare almeno un punto, questo è quello che io mi aspetto dalla squadra, per cui li applaudo tutti in blocco, insomma, anche se poi esteticamente la partita non è stata eccezionale, però questo è l'Avellino, la squadra che lotta, la squadra che combatte su ogni palla, insomma, e quindi sotto questo profilo sono rimasto soddisfatto dalla partita. Ecco Presidente, i tifosi naturalmente alla luce dello scandaloso arbitro di quest'oggi vogliono sapere, la società si farà sentire con la Lega di Serie B? Ragazzi, ma voi, scusatemi, ma voi dite sempre le stesse cose, dite, scusatemi, ma voi che siete giornalisti dovreste dire ai nostri tifosi, è inutile che dicano la società si deve far viva, cioè ogni volta che tu attacchi qualcuno ti rendono conto ancora di più. Purtroppo non possiamo fare nulla, la Lega di Serie B, l'ho detto 100.000 volte, non c'entra niente, non sono loro che designano gli arbitri, la classe arbitrale è totalmente autonoma, quindi non ci possiamo fare nulla, più che protestare dicendo ma fateli preparare bene questi signori, se devono venire ad arbitrare una partita davanti a migliaia di spettatori, devono venire preparati fisicamente e mentalmente bene. E devono venire sapendo che nel campo ci sono 22 giocatori o anche di più con i sostituti, ci sono i dirigenti delle squadre, devono essere rispettosi, perché loro tanto esistono in questo mondo, perché esistono i presidenti, esistono le squadre, esiste il mondo del calcio, loro ne fanno parte, non sono i giudici unici che possono condizionare le partite e possono determinare la vittoria o la sconfitta e l'andamento di un campionato di una società, non è accettabile. Oltre questo non possiamo dire, perché se diciamo di più, ve l'ho detto prima, mandano altri arbitri ancora peggiori,
o con finalità ancora peggiori, ancora più, voglio dire, meno equilibrate, come devo dire. Quindi è inutile che dite questo. Certo, la società si fa sentire, ma oltre il Presidente Abodi mi risponderà come dice sempre: caro Walter, che dobbiamo fare? Più che segnalarglielo a questi signori, glielo segnaliamo una volta, due, tre. Non è solo l'Avellino che si lamenta degli arbitri, sono anche le altre squadre che si lamentano degli arbitri. È proprio una situazione dalla quale, secondo me, si può uscire solo inserendo nel campo quel famoso uomo ciclopico, il quale deve essere in condizione di poter valutare le situazioni, voglio dire, che determinano l'andamento di una partita. E questa, rigore ed espulsione, è una di quelle cose che dovrebbero valutare elettronicamente. Ecco Presidente, le sue parole sono state chiare, forti, emblematiche, a differenza di quelle che invece abbiamo ascoltato purtroppo a fine gara da parte del tecnico biancoverde Attilio Tessera. Siamo sinceri, lo abbiamo detto anche in presa diretta, oggi c'è poco da discutere, c'è poco da imputare soprattutto al tecnico biancoverde da un punto di vista tattico, però ci saremmo aspettati a fine gara maggiore cattiveria e soprattutto ascoltare queste parole che abbiamo ascoltato ovviamente da lei qui questa sera in presa diretta a Prima TV, e cioè una protesta ben chiara, precisa nei confronti della conduzione arbitrale del signor Minelli. Sono un po' gli atteggiamenti delle persone, sappiamo che Tesser è un signore in tal senso. Detto questo, c'è stato l'intervento anche di suo figlio Massimiliano, il direttore generale dell'US Avellino, che ha ribadito: mercoledì alzerete comunque la voce nell'assemblea di Lega a Milano. Ma questo sicuramente, io mercoledì sarò a Milano sicuramente, devo andare innanzitutto perché dobbiamo discutere di argomenti importanti, ma metterò sul piatto della bilancia questo discorso, insomma. Però voglio dire, nell'assemblea ci sono i miei colleghi, ci sono i presidenti come me, i quali si lamentano come noi, e adesso noi non vediamo tutte le partite, ma si lamentano tutti, si lamentano, questo è il problema, un po' chi più chi meno, chi ha ragione, chi con minor ragione, ma si lamentano tutti. Quindi andare lì e fare storie sugli arbitri e sull'andamento delle partite è una cosa che sicuramente faremo, ma ne parleremo più che altro perché ce lo dobbiamo sfogare, perché veramente non ne possiamo più. Cioè, questa è una partita dove i tre punti per noi erano una manna dal cielo. Cioè, a 7 punti avevamo guadagnato 5-6 posizioni in classifica, e questo fa morale oltre a fare punti, perché i punti sono importanti, il gioco è importante, ma il morale è la prima cosa nei giocatori, e quindi questo ci avrebbe fatto affrontare la partita di venerdì, insomma, con uno spirito diverso. L'affronteremo sempre allo stesso modo, sia ben chiaro, anzi ancora più arrabbiati, ancora più cattivi, però voglio dire, avevamo una settimana in cui non ci dovevamo leccare le ferite ancora una volta per delle decisioni che sono andate contro ovviamente la squadra e contro la società. Però insomma, questo lascia un po' il tempo che trovo, insisto. State certi, state sereni che io farò sentire la mia voce questa volta, perché veramente abbiamo raggiunto una situazione tale per la quale dobbiamo necessariamente, a costo di avere delle punizioni, ma dobbiamo a questo punto farci sentire con veemenza e con forza. Ecco Presidente, accantoniamo per un momento le questioni arbitrali, torniamo a quello che si è visto, in campo. Alla luce anche del ritiro che c'è stato in questa settimana, è soddisfatto dell'Avellino visto nel primo tempo, perché poi nel secondo tempo alla luce dell'espulsione è cambiato un po' tutto? Sì, Panucci ha detto che noi abbiamo fatto gol sull'unica azione che ha fatto l'Avellino, francamente non è così. L'Avellino ha tenuto benissimo il campo questo primo tempo, insomma, non ha dato spazio ai loro attaccanti di fare niente praticamente. E il solito Avellino, quello visto il primo tempo, è il solito Avellino che conoscevamo anche gli altri anni. C'è una squadra che chiudeva perfettamente, chiudeva tutte le posizioni, era concentrato, tutti insomma hanno dato quello che era in quel momento nelle loro condizioni di poter esprimere, quindi sono assolutamente contento del fatto che questi pochi giorni di ritiro, che non era assolutamente un ritiro punitivo, ma era più che altro un ritiro per tenere un po' lontani i giocatori dalla pressione della piazza, credo che sia servito. I ragazzi sono entrati in campo, avete visto, veramente concentrati. Quindi anche qualche affermazione di qualche suo collega
sulla partita che abbiamo fatto contro l'Herculaneum, mi ha lasciato un po' perplesso anche quello, perché è normale che tu non puoi giocare con la stessa veemenza, con la stessa intensità di una partita di campionato. Era un amichevole, siamo stati accolti benissimo dalla città, dai dirigenti, per cui abbiamo giocato contro una squadra tra l'altro fortissima, perché sapete che ha fatto 6 o 7 partite di seguito, tutte vinte. È una squadra costruita per vincere il campionato ed è una squadra che naturalmente giocava la partita della vita, giocava contro l'Avellino, quindi è chiaro che hanno messo in campo, oltre alla qualità, hanno messo in campo agonismo, tutto quello che avevano nel loro DNA. E quindi voglio dire, anche su questo prenderei un po' le distanze. Io ho visto anche lì una partita decente dell'Avellino, abbiamo fatto tanti cambi. Abbiamo giocato con i ragazzi in campo il secondo tempo, forse hanno giocato addirittura meglio del primo tempo, e poi naturalmente quando schieri una formazione all'altezza della situazione, poi i risultati vengono. Abbiamo fatto un bellissimo gol, insomma, alla fine, che non cambia nulla, voglio dire, poteva finire che 0-0 la partita, non avremmo avuto niente da dire la partita con l'Herculaneum. Presidente... No, voglio dire, tutto questo si è svolto in una settimana in cui i ragazzi hanno lavorato bene, si è visto, insomma, i ragazzi hanno risposto da par loro. Ecco, Presidente, come già ha sottolineato in questo momento, c'è chi nei momenti difficili, come è stato soprattutto la settimana scorsa, cerca di buttare ulteriore benzina sul fuoco. Mi riferisco al cosiddetto caso già Marcello Trotta, pensando al calciomercato di gennaio. Andando invece sulla prestazione del calciatore, personalmente oggi lo ritengo il miglior giocatore in campo dell'Avellino, e forse una delle migliori prestazioni di Marcello Trotta con la maglia bianco-verde, perché ho visto un Marcello Trotta convinto, che ha cercato di trascinare la squadra, ha lottato su tutte... La parola giusta è questa, voglioso e desideroso di far bene. Ha fatto un bellissimo gol, perché ha tirato senza pensarsi un secondo, con 3 uomini sulla linea, col portiere in linea, sulla porta, quindi ha tirato di destro per di più, quindi voglio dire, più di questo da Marcello non potevamo aspettarci, insomma. Ha fatto un bellissimo gol, l'ha fatto, concentrato, e poi tutta la partita ha rincorso i loro giocatori, ha cercato di darsi da fare, poi è rimasto solo davanti, quindi Marcello non ha un fisico di un corazziere, voglio dire, non è uno che fa a spallate con i giocatori, per cui non puoi pensare che da solo possa fare l'attacco da solo quando siamo arrivati in 10, però ha fatto le sue cose benissimo, ha fatto, quindi sono molto contento per noi e per il ragazzo, perché il ragazzo ha capito, insomma, che se vuole veramente mettersi in mostra è il momento giusto questo. Ha fatto già 3 gol nel campionato, quindi ci sta dando una grande mano, era quello che ci aspettavamo da Marcello. Ecco, per quanto riguarda quello che lei ha detto, c'è qualcuno che quando nei momenti di difficoltà, posso dire una cosa, credetemi, ce l'ho proprio qui, ce l'ho sullo stomaco, quindi la devo dire. Non aspettavano altro da 7 anni. È gente che non aspetta questo, non aspettava un momento di difficoltà dell'Avellino, lo aspettavano da 7 anni. E si stanno sfogando sempre gli stessi cretini, sempre gli stessi stupidi, che dicono sempre le stesse sciocchezze, che hanno sempre qualcosa da dire. Anche se avessimo vinto oggi, avrebbero avuto da dire sicuramente che la squadra non le era piaciuta, che non sanno giocare a calcio, non sono buoni giocatori, che avremmo dovuto prendere gli svincolati, hanno sempre da dire. Allora questa ristretta cerchia, cerchiamo di metterla da parte e cerchiamo di isolarla, perché fanno il male dell'Avellino. Presidente, il suo messaggio è stato chiaro ed esplicito, così come le dichiarazioni appunto sull'arbitraggio del famigerato signor Minelli. Ormai ho detto un altro nome, era Minelli, scusate. Sì. Ormai ce l'abbiamo tutti sottolineati, tra l'altro come quarto uomo c'era il signor Baracani, che altri danni. Il quale mi ha detto mio figlio per telefono che non faceva altro che minacciare. Ieri c'era la panchina, insomma, è una cosa veramente incredibile. Cioè io non lo so. Se questa è diventata è sempre lo stesso gioco del calcio che conosciamo ormai da tanti anni, oppure se è diventato un incontro, un incontro in un'arena nella quale c'è qualcuno che deve decidere chi deve vincere e chi deve perdere. Insomma, francamente, questa è una cosa che mi lascia molto perplesso, veramente. Sono molto amareggiato di questo comportamento, perché si può fare l'arbitro bene, autoritario, ma con grande partecipazione alla partita.
facendo capire ai giocatori che cosa lui ha visto, che cosa vuole intendere e così via. Non questi comportamenti da Reucci in mezzo al campo, insomma, che veramente fanno male al gioco del calcio, francamente. E siamo molto amareggiati anche noi, Presidente, grazie mille come sempre. Grazie a voi ragazzi, forza lupi sempre, speriamo che ci riprendiamo e che speriamo di fare una bella partita venerdì, perché sono proprio desideroso di vedere i miei tifosi gioire ogni tanto, insomma, perché abbiamo un po' di amarezza tutti quanti nella voce, nelle corde, nella mente, siamo un po' tutti un po' amareggiati, quindi io mi auguro, non per me, ma per i tifosi e per i ragazzi, che finalmente venerdì riusciamo finalmente a prendere questi tre punti che saranno sicuramente molto importanti per il prosieguo del campionato. Ce l'auguriamo di cuore, grazie mille Presidente. Grazie a voi ragazzi, grazie, arrivederci. Speriamo per l'Avellino e per i suoi tifosi, ringraziamo il Presidente Taccone, sempre gentilissimo e disponibile, noi ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria.